Bellissima questa pagina di Vangelo. Sembra quasi un pezzo di telegiornale, proprio una specie di filmato sulla realtà di Gesù che cammina, che annuncia, che insegna e quello che succede. Andiamo un po' ad analizzarla, questa pagina, allora. Intanto Gesù comincia con una domanda, perché le domande sono sempre inizio di qualcos'altro. C'è la gente, cosa dice di me, chi dice che io sia? E c'erano delle leggende metropolitane su Gesù, che fosse Giovanni Battista risorto, o addirittura Elia, uno degli antichi profeti, ritornati in vita. Gesù di queste risposte proprio non se le fila niente e mette subito con le spalle al muro i suoi. Voi chi dite che io sia? E questa domanda è già rivolta, fratelli e sorelle, a me, a voi, a ciascuno. Chi è Gesù per me? E poi dice, da loro un insegnamento molto particolare, insegna, attenzione, insegna ai discepoli, che lui doveva soffrire molto, che sarebbe stato rifiutato dagli anziani, dai sacerdoti, dagli scribi di Gerusalemme, che sarebbe stato ucciso, che quella era la fine logica della sua missione, ma che dopo 3 giorni sarebbe risorto. E il Vangelo aggiunge in maniera esplicita: faceva questo discorso apertamente, vuol dire che lo ha spiegato, lo ha commentato, magari ha discusso un po' con i suoi, ma apertamente, sarà così. Ed ecco una delle prime brutte figure che si fa il buon Pietro. Pietro lo prende in disparte, prende Gesù sotto braccio, se ne vanno da una parte e Pietro comincia a rimproverare Gesù. Come dire, ma figurati, noi siamo qui con te, guarda la gente come ti segue, ma figurati se tu morirai, ma cosa stai dicendo? E Gesù non lo sta neanche a sentire, si volta, guarda i suoi discepoli, non guarda più Pietro, e dice forte: va dietro a me Satana. Gesù dice questo a Pietro, a quello stesso Pietro al quale Gesù dirà: prendi in mano tu l'inizio della mia comunità, sei la pietra sulla quale. Quello stesso Pietro si prende da Gesù questa sberla: Satana, perché tu non pensi come Dio, pensi come gli uomini. Ed ecco poi l'insegnamento bello, forte, profondo per noi quest'oggi. Chi vuole salvare la propria vita la perderà. Chi invece perde la propria vita per il Vangelo la salverà. Ecco questa logica, la logica del dono di sé. Gesù dice: io morirò, ma risorgerò. Se invece mi voglio difendere, voglio organizzare la resistenza contro i sacerdoti e gli scribi, sparirò nel nulla, perderò la mia vita. Perché la logica della vita è l'amore, la logica della vita è il dono di sé. Fratelli e sorelle, questa è la visione di Dio. Ma c'è una cosa ancora più importante: questa non è qualche cosa di estraneo a noi, che Gesù ci viene a insegnare e noi dobbiamo chissà come imparare. No, no. Vivere in questo modo ci fa scendere nella nostra profondità. Questa è la logica della vita. Questa è la logica per essere persone davvero. Fermarci soltanto al potere, alle cose, alla ricchezza, a noi stessi, è superficialità banale.
Gesù dice: vuoi salvare la tua vita, cioè vuoi andare nella profondità della tua persona? Vivi il dono di te. Vivi il dono di te. E allora la nostra vita quotidiana deve essere messa sotto esame. Che logica vivo? Sempre a porta chiusa, a cuore chiuso, a tavola deserta, a telefono spento, sempre io. Oppure cerco di imitare Gesù a porte aperte, a braccia aperte, a tavola ospitale, a telefono che cerca qualcuno che è solo, eccetera, eccetera. Fratelli e sorelle, Gesù ci dice ancora una volta: esci, esci. Non puoi vivere sempre rinchiuso, ripiegato su te stesso. Dona la tua vita. Come? Ciascuno se lo deve chiedere. Come posso fare della mia vita un dono, come ha fatto Gesù, per vivere in eterno come lui?